Allora, spendiamo qualche parola, spendiamo qualche parola anche sui famosi diagrammi di flusso. Grazie. Sui famosi diagrammi di flusso che molti probabilmente hanno già visto, per molti sono stati un passaggio obbligato. Cerco di mettere nel contesto. Noi abbiamo parlato un attimo fa, no, prima dell'intervallo, della necessità di formalizzare la soluzione di un problema, un algoritmo, prima di mettersi a scrivere il codice, no? Perché così separiamo la fase, diciamo così, creativa di pensare bene la soluzione e formalizzarla rispetto alla fase più, pratica di scrivere il codice. Poi, quando andremo avanti, magari ci saranno alcune parti del programma che ci sembreranno molto facili, quindi ci sentiremo di buttarci direttamente sul codice sorgente, mentre per altre parti dovremo sempre comunque rifletterci un attimino e trovare e spendere il tempo per formalizzarlo. E di fatto esistono due metodi per formalizzare un algoritmo, no? Due metodi abbastanza diversi. Uno è quello che abbiamo usato finora, che abbiamo usato ora, che è quello dello pseudocodice. Quindi scrivere in modo estremamente schematico, per passi, usando un linguaggio molto preciso, molto povero, tutto sommato, le istruzioni per eseguirlo, per descrivere l'esecuzione dell'algoritmo. L'altro metodo è quello dei cosiddetti diagrammi di flusso, che invece è una rappresentazione grafica, no? Diciamo così, forme geometriche, frecce, collegamenti, eccetera, che visivamente è molto più immediata. Ci sono preferenze per l'uno o per l'altro, no? Io personalmente mi trovo meglio a scrivere pseudocodici che non fare diagrammi di flusso, solo perché ci perdo meno tempo. Sarà perché scrivo veloce con la tastiera e sono disordinato a scrivere a penna sulla carta, quindi magari quello è il motivo. Non sto dicendo che un metodo è migliore dell'altro, sono tutti e due strumenti concettuali che possiamo usare per aiutarci a costruire una soluzione algoritmica valida. Quindi noi li useremo entrambi, un po' uno, un po' l'altro, impareremo a conoscerli entrambi, adesso vi racconto qualcosina sui diagrammi di flusso e li useremo entrambi per formalizzare i nostri problemi. Dopodiché voi sono strumenti in più che avete a disposizione per potervi aiutare. Okay? Non è che il diagramma di flusso lo devo fare perché il professore lo dice o lo pseudocodice lo devo fare perché. Qui l'unica cosa che devo fare è fare un programma che funzioni. No? Per arrivare lì ho una serie di strumenti, di aiuti, di metodi che mi aiutano ad arrivare a una soluzione migliore. Quindi questo è un po' il contesto in cui vediamo queste cose. E poi riesco a trovare il PDF, eccolo qua. Qui, cosa sono i diagrammi di flusso? Traduzione per chi non li ha mai visti. È un metodo di rappresentazione di algoritmi grafico, che è basato su una serie di blocchi formalizzati, quindi ciascun blocco ha un significato preciso, blocco geometrico, sono rettangoli, rombi e parallelogrammi, principalmente, e di frecce che collegano questi vari blocchi. E queste frecce rappresentano il flusso dell'esecuzione del programma, cioè il programma fa prima questa cosa, poi l'altra, poi l'altra. Di fatto ogni forma rappresenta un passaggio e qua nel pseudocodice il flusso non riesco a vederlo se non attraverso i numeretti. Quindi è un po' forse più difficile da capire che in realtà il passo 5 torna al passo 3, quindi il flusso di esecuzione può tornare indietro oppure può proseguire in avanti. Qui è descritto a parole, dall'altra parte vediamo che invece lo descriviamo in modo grafico. Attraverso una serie di blocchi che sono pochi e sono gli unici che possiamo usare. Ecco, ritorna di nuovo il tema di obbligarci, ma non per cattiveria, ma per necessità, obbligarci ad utilizzare un linguaggio estremamente povero. Quindi siamo obbligati a scendere a un livello di descrizione molto molto semplice. Qualsiasi algoritmo deve avere ben chiaramente identificato un punto di inizio e un punto di fine, da dove comincio e dove finisco. Nel pseudocodice comincio dal punto 1 e finisco nell'ultimo punto che c'è elencato,
In un diagramma di flusso l'inizio e la fine sono identificati da blocchi disegnati in questo modo. Il blocco di avvio, start, è l'unico blocco in cui il flusso di esecuzione esce ma non entra. Cioè ha una freccia che esce ma non ha nessuna freccia che gli entra dentro. E il blocco di arresto è l'unico blocco che ha una freccia che entra e nessuna freccia che esce. Perché lì l'esecuzione termina e il programma si può definire completato. Ebbene, lo riprenderemo tra un secondo, che in un diagramma di flusso ci sia un solo blocco start e un solo blocco stop. Un solo blocco start è obbligatorio, perché se ne avessi due, da dove cavolo comincio a eseguire il programma? Quindi, per forza, sarebbe assurdo, no? A volte si vedono diagrammi di flusso in cui ho 3-4 blocchi stop, perché posso finire in un modo, finire nell'altro, finire nell'altro. Sarebbe consigliabile non farlo. E poi vediamo perché. Poi ci sono dei blocchi di azione. Blocchi di azione sono blocchi nei quali chiediamo alla macchina di fare una determinata cosa. E alcune volte si distingue tra varie categorie di azioni e quindi questi blocchi prendono delle bombature leggermente diverse, arrotondato, non arrotondato, stondato, inclinato, eccetera, ma sono tutte varianti del rettangolo. La distinzione forse più importante è quella tra le azioni di I/O, input output, I barra O significa input barra output, I/O non è in sardo ma è un surrogato dell'inglese, che significa tutte le operazioni che il programma deve fare che coinvolgono una interazione col mondo esterno. Input, acquisire dei dati. Output, mandare fuori in uscita dei risultati, dei dati calcolati, dei valori calcolati. Quindi quei rombi lì, quelli non sono dei rombi, sono dei parallelogrammi, indicano i punti in cui il programma interagisce con l'utente tendenzialmente, col mondo esterno. Tipicamente nel mondo esterno c'è l'utente che sta usando il programma. Gli altri blocchi, i rettangoli dritti, sono quelli che rappresentano operazioni che il programma fa al suo interno. Fa delle operazioni, dei calcoli, delle elaborazioni, che però non coinvolgono nessuna interazione col mondo esterno, né acquisendo dati, cioè aspettando che l'utente li scriva sulla tastiera, né stampando a video dei risultati. Questi blocchi di azione hanno tutti un unico ingresso e un'unica uscita. C'è una sola freccia, non è per pigrizia di disegno che ne ho disegnata una sola, ma può esserci solo un ingresso e solo un'uscita. L'esecuzione è lineare in questo modo. Poi esistono i blocchi di scelta o di decisione, come sono chiamati qua. Sono i blocchi che rappresentano i punti in cui il programma deve decidere come proseguire la propria elaborazione e lo decide a seconda che si verifichino o meno certe condizioni. E queste condizioni altro non sono che delle valutazioni che faccio che dipenderanno sui valori dei dati. Noi qua avevamo nel nostro pseudocodice del massimo comune divisore due punti in cui dovevamo decidere se è un divisore comune, allora fai certe cose, altrimenti non farle. Se è minore, allora torna indietro, altrimenti non tornare. Queste sono scelte che il programma dovrà fare quando arriverà lì, in quel punto. Io programmatore, nel momento in cui scrivo il programma, non so se quella condizione sarà vera o falsa. Come faccio a saperlo? Dipende da quanto vale A e da quanto vale B. E nel caso di prova dipende da quante volte ho già fatto l'iterazione. Non lo so. So che alcune volte partirà di qui, altre volte partirà di là. E io devo dire al programma quando è che andare di qua e quando è che deve andare di là. Quando è nel senso di qual è la condizione logica, vera o falsa, che richieda di andare da una parte oppure dall'altra. Quindi queste condizioni, queste scelte vengono fatte tutte sulla base di condizioni logiche. Una certa condizione è verificata o non è verificata? Non in assoluto, è verificata in quell'istante lì con quel valore dei dati. In assoluto, che ne so.
No? È vero che prova è un divisore di A e di B, dipende da A, da B e dipende dalla prova. Ma in un certo istante preciso, quando il programma è arrivato, quando il computer è arrivato a eseguire la parte di programma, A e B avranno un certo valore, 3 e 7, e prova avrà un certo valore, 4. Allora lì posso dire se è vero o falso, solamente quando ho i valori in mano. Il programmatore non lo sa, è solo la macchina che esegue il programma che sa quali sono i valori. Ma allora il programmatore deve prevedere tutti i casi possibili. Se si verifica così, se i valori delle variabili saranno tali per cui questa certa condizione è vera, allora il programma dovrà fare queste cose. Se i valori delle variabili saranno tali per cui questa certa condizione sarà falsa, allora il programma dovrò dirgli come deve proseguire. Non posso dire altrimenti arrangiati. No? Devo dire in entrambi i casi cosa devo fare, cosa deve fare. Allora, questi blocchi di scelta sono blocchi che hanno un ingresso solo, cioè sono arrivato fin qui mi fermo, decido vuol dire valuto una certa condizione, e questa condizione deve essere scritta in modo che può essere valutata a vero oppure falso. E questo ramo, questo blocco di scelta ha due rami di uscita. Due perché se è vero o falso devo fare cose diverse. E quindi è un'uscita che è etichettata con la V di vero e un'uscita che è etichettata con la F di falso. Il che vuol dire che se la condizione, nel momento in cui sono entrato, i valori delle variabili e la condizione che sto verificando su quelle variabili sono tali per cui la condizione, tanto per farci l'esempio, prova è divisore sia di A che di B. Se questa condizione è vera, il programma proseguirà di qui e quindi andrà a fare ciò che ci è disegnato qua sotto. Se in quel momento la condizione è falsa, uscirà di qui e andrà a fare ciò che c'è qua sotto. E quindi di fatto il flusso di esecuzione del programma si è diviso. Si è diviso in due flussi alternativi, o va di qua o va di là, non può andare da tutte le parti contemporaneamente. Alcune volte che passa di lì andrà di qua, alcune altre volte che passa di lì andrà dall'altra. Da qualche parte deve andare, o di qua o di là. Però ho diviso il flusso di esecuzione che a seconda dei valori che incontra farà cose diverse. E cosa fa? Farà dei blocchi d'azione precedenti che saranno azioni distinte. Dopodiché a un certo punto capiterà che io ho fatto cose diverse e poi alla fine devo continuare in un modo unitario, cioè alla fine l'MCD lo devo stampare, punto e basta. Sia che sia andato da una parte, sia che sia andato dall'altra, a un certo punto tiro le fila e dico da qui in avanti si prosegue di nuovo in modo, tutti insieme, in modo unico. E questo graficamente lo indichiamo ricongiungendo vari flussi di esecuzione con un nodo, no? Che dice, vabbè, adesso da qua ritiriamo le fila di quello che succede di qua e dall'altra e continuiamo in modo unico. No? E quindi il flusso di esecuzione si può dividere e si divide nei blocchi di scelta e si può ricongiungere al termine di una scelta. No? L'unico motivo per cui si può dividere è una scelta e quindi io posso avere più flussi di esecuzione perché ho fatto tante scelte in partenza, poi a un certo punto l'effetto di questa scelta, il motivo per cui dovevo fare cose diverse, cessa perché da un certo punto in avanti devo fare cose di nuovo uguali, allora lo posso ricongiungere. E basta. Questi sono i blocchi. Start, stop, vabbè. Azione e la scelta. E messi insieme costruiscono diagrammi di flusso di questo genere. No, qui ho un algoritmo che non so, non ho idea di che cosa faccia, perché ciò che fa dipende da cosa sono 1, 2, 3, 4, 5, che ha un avvio, fa una certa operazione 1, poi dopo l'operazione 1 valuta una certa condizione che ho chiamato 2, che sarà poi vera o falsa, dipende, e se questa condizione è vera prosegue da questa parte, se questa condizione è falsa va da quell'altra parte. Se la condizione è vera, passa al blocco 3, esegue ciò che il blocco 3 gli chiederà di fare, passa al blocco 4, esegue ciò che il blocco 4 gli dirà di fare, esce di qui, qui in realtà per pigrizia non è stato messo il pallino, ma potete vederci un piccolo pallino, e si ricongiunge il flusso di esecuzione con quello precedente. Quindi dopo il blocco 4 si ritorna al blocco 2 e a questo punto si valuta di nuovo la condizione. Ritorno da 2 e 2 si chiede, è vero o falso una certa cosa? E il fatto che sia vero o falsa adesso è diverso dal fatto che fosse vero o falsa prima quando c'ero passato al giro precedente.
perché nel frattempo magari qualcosa è cambiato, magari una variabile è cambiata, l'ho incrementata, l'ho decrementata, si è azzerata, va a sapere. E allora lo rivaluto questa condizione, se è ancora vera ritorno a far 3, poi 4 e poi ritornerò da 2. Se è diventata falsa, vado da questa parte, esco da quest'altra parte. Da quest'altra parte, in questo caso, faccio il blocco 5 e poi termino il programma. Quindi visivamente riesco a vedere quali sono le possibili evoluzioni del programma. Le possibili evoluzioni. Quale sarà la specifica evoluzione del programma dipenderà dai numeri che ci metto dentro, dal valore dei dati. Prima non lo posso prevedere, però qui è riassunto tutto ciò che può succedere. Usando solamente questi due blocchi, azione e scelta, ovviamente oltre allo start e allo stop. E ci facciamo attenzione, ogni blocco di azione ha esattamente una freccia che entra e una che esce, sempre, anche se poi questa freccia fa un giro storto, ma ce n'è sempre una sola, e ogni blocco di scelta, c'è solo lui, ha esattamente una freccia che entra e due che escono. Questo è tassativo. Qui c'è un esempio di un altro diagramma di flusso, un pochino più complicato e anche un po' tanto più difficile da capire. Adesso mancano i numeri, mancano etichette vero o falso, ma questo disegno serve soprattutto per farci capire che le cose possono diventare molto in fretta, disordinate e quasi incomprensibili. No, questo non è ancora incomprensibile, è ancora disegnato in modo ordinato, però con l'aumentare il numero di blocchi, con le regole che ci siamo dati finora, che sono usa solo questi blocchi, usa le frecce, usa lo start e lo stop, possiamo costruire diagrammi di flusso anche molto complicati, dove tu fai questo, poi vedi se una certa cosa è vera o falsa, vai a vedere se un'altra cosa è vera o falsa, se è falsa per dire non faccio niente, se era vera faccio questo blocco poi mi fermo, se questo invece era vero dipende da questo se fare questo qui o questi due blocchi, poi in ogni caso faccio questo e ritorno su a vedere, si capisce ancora, poi se ci fosse dentro un significato questi blocchi ci potremo cercare di capire cosa fa questo algoritmo. Ma andando avanti si rischia di avere delle cose ingestibili, no? Alcuni lo chiamano simile a spaghetti, no? Spaghetti-like, perché cominciano ad avere dei blocchi che vanno avanti, indietro, tornano su, tornano giù e ci si perde facilmente. Questo è il motivo per cui adesso ci obbligheremo a darci una disciplina in più sul modo in cui disegneremo i diagrammi di flusso. Cioè, per due motivi, entrambi importanti, decideremo che non ci piacciono tutti i diagrammi di flusso possibili che si possono disegnare, ma solamente quelli che chiameremo diagrammi di flusso strutturati. Prima dico perché, poi vi dico cosa vuol dire. Perché ci diamo questa limitazione? Per due motivi principali. Il primo per chiarezza. Un algoritmo, per quanto furbo sia, se non è chiaro, se non lo capisco, io che l'ho scritto, di sicuro sarà sbagliato. Quindi, devo darmi, abbiamo detto, i diagrammi di flusso come lo pseudo codice sono strumenti che mi aiutano a capire. Allora, se poi questi strumenti che mi aiutano a capire, a progettare, mi sfuggono di mano, sfuggono al mio controllo e comincio a disegnare cose che poi io stesso non riesco più a capire, no, mi sto facendo del danno. Quindi innanzitutto ci diamo dei vincoli, ci diamo delle regole per essere sicuri di disegnare delle cose gestibili e comprensibili. L'altro motivo è che per il passo successivo quale sarà quando avremo finito il diagramma di flusso? Codificare un programma in sorgente C. La sintassi del linguaggio C, ma così come la sintassi di tutti i linguaggi di programmazione moderni, permette una traduzione facilissima, quasi automatica, diciamo così a occhio, in codice C, se i diagrammi di flusso sono disegnati con una certa struttura, in modo strutturato, come si dice, come vedremo adesso. Allora, una certa parte del diagramma di flusso corrisponderà in modo automatico a una certa istruzione del linguaggio. Se invece prendiamo un diagramma di flusso arbitrario, che sia collegato con le frecce come vuole,
allora questo non sarà facilmente traducibile in linguaggio C, dovrà prima essere ristrutturato per poter essere incasellato in quelle che sono le strutture del linguaggio, le istruzioni del linguaggio. Quindi questi due motivi di per sé sono più che sufficienti a dire per me un diagramma di flusso ha senso solamente se è strutturato. E che vuol dire strutturato? Vuol dire che ci diamo dei vincoli sul modo di tracciare le frecce, essenzialmente. Non posso collegare un blocco a qualunque altro blocco. Ma mi obbligo a costruire un qualunque diagramma di flusso usando solamente 4 schemi diversi di combinazione tra i blocchi. Ok? Come una sorta di Lego in cui certi pezzi si incastrano in altri, ma non in modi sbagliati. Decido quali devono essere gli incastri. E gli incastri possibili sono 4. Questi 4 qua. Il più semplice è la sequenza. Cioè, se io ho una serie di blocchi, tutti disegnati in cascata l'uno all'altro, allora questa è una combinazione lecita. Quindi è possibile mettere i blocchi in cascata uno all'altro. A piacere, puntini puntini vuol dire che ne posso mettere quanti voglio lì in mezzo. E questo disegno qua, struttura 1, struttura 2, che diventa struttura, sta a suggerirci, a indicare che una qualunque sequenza di blocchi, purché sia una sequenza lineare, la posso sempre collassare e trattare come se fosse un blocco solo. Lo posso anche leggere al contrario. Dovunque ci sia un blocco, lo posso sempre spezzare e disegnare una sequenza al suo posto. Queste due trasformazioni, prendere una sequenza di blocchi e collassarla in uno, e prendere un blocco e dividerlo in una sequenza, mantengono il diagramma strutturato. Sono operazioni, trasformazioni lecite. Quindi ovunque vedo un blocco, posso al suo posto mettere una sequenza di blocchi. E viceversa. E fin qui ho fatto la fisarmonica. Poi c'è la condizione di scelta. La condizione di scelta invece questa è un vincolo in più. Dice, tutte le volte che c'è un blocco di scelta, a quel blocco di scelta deve corrispondere un pallino di ricongiunzione dei flussi. Nel ramo vero e nel ramo falso del flusso di esecuzione posso metterci una qualunque struttura. E abbiamo già visto che una struttura può essere un singolo blocco o una sequenza di blocchi. O un altro blocco di scelta, un'altra struttura uguale a questa. Questo è un modo lecito di combinare blocchi tra di loro. Quindi all'interno di struttura 1 posso vedere una sequenza, all'interno di struttura 2 posso vedere una sequenza, oppure all'interno di struttura 2 posso a sua volta vedere una condizione. Quindi dentro struttura 2 c'è un altro rombo con altri due rami veri e falsi, che però, e qual è il vincolo? Che si devono ricongiungere qua dentro prima di uscire. Tutto questo macro blocco qui inizia con una freccia e finisce con una freccia, non con due. Cioè deve essere facilmente identificabile il punto di diramazione e il punto di ricongiunzione dei flussi nel caso di una scelta. Cosa che qui non era. No. Qui sì lo era, di qui a sinistra. Qui non tanto, non era chiaro, no? Dove comincia e dove finisce la scelta. Sì, forse bisognava ridisegnarlo in modo che fosse più chiaro. Questo qui non lo era per nulla. La scelta inizia qua, divido di qua, dov'è che si ricongiungono questo ramo qui e quell'altro ramo sotto? No? In un diagramma di flusso arbitrario in cui uno disegna i blocchi come gli pare e piace, non è detto che ci sia una corretta corrispondenza tra scelte e ricongiungimenti, e soprattutto che ogni volta che faccio una scelta, devo ricongiungere quella scelta prima di uscire dal blocco, praticamente. No, devono annidarsi correttamente le strutture una dentro l'altra, a mo' di scatole cinesi. Dentro questa struttura, se vuole, può esserci una condizione, ma questa condizione si deve chiudere e ricongiungere prima di uscire dalla struttura. Addirittura questa struttura 2 potrebbe essere una sequenza di 3 blocchi, il cui secondo è una condizione, nei cui due rami ci sono sequenze, o magari ancora altre condizioni, a piacere. L'unico limite è la nostra capacità di immaginare questi annidamenti.
Quindi le sequenze sono blocchi in cascata, le condizioni sono condizione, due strutture, ricongiungimento. Fine, questo è il blocco. Vabbè, poi c'è un caso particolare in cui nella condizione falsa oppure nella vera non ci sia nulla da fare, ma questo è un caso particolare in cui a destra ho una sequenza lunga 0 blocchi. È sempre la stessa cosa. Tra l'altro questi blocchi qui hanno un nome, if then else, oppure if then, che ricordano cominciano già a introdurci le parole chiave nei linguaggi di programmazione che rappresentano questo tipo di blocchi. In C si scriverà proprio if, then non si mette perché C è minimalista, e else. In altri linguaggi di programmazione si usa proprio la parola chiave then e la parola chiave else. E fin qua abbiamo usato il blocco di scelta per fare delle scelte, appunto. Ma torniamo al nostro pseudocodice, che era qui. Se allora, ovviamente è diciamo così, scrittura come pseudocodice del blocco di scelta. Io il se allora l'ho usato in due casi qua. Qui ho usato se una certa condizione, allora fai una cosa, altrimenti non far nulla. E quindi effettivamente è una scelta tra due opzioni, fai una cosa o fai un'altra che sarebbe niente. Ma nel punto 5 ho usato il blocco di scelta per decidere se non fare qualcosa, se ripetere un certo blocco di istruzioni. Quindi ho usato il blocco di scelta per gestire la ripetizione di un certo insieme di istruzioni, non l'alternativa. L'alternativa vuol dire faccio quello o faccio l'altro, mai tutti e due, però dopo che l'ho fatto ho finito. La ripetizione significa faccio un blocco e poi ritorno a farlo, rifarlo, rifarlo, rifarlo finché non si verifica qualche condizione che mi dice che è ora di smetterla. E questa è la sua rappresentazione. È una delle due possibilità. Vediamo prima l'altra, che è quella che corrisponde al nostro pseudocodice. Ho fatto una certa operazione, lì indicata come struttura, che a sua volta non è un blocco solo, è già un insieme di blocchettini, e poi dopo mi chiedo, è il caso di rifarlo? Devo ripeterlo? Allora, ci sarà una certa condizione che se vera mi dice hai finito, se falsa mi dice ripeti. Allora, posso tornare indietro, questo è uno dei pochi casi in cui il flusso di esecuzione torna indietro per gestire una ripetizione, ma posso tornare indietro solamente a questa condizione qua. Torna all'inizio di una struttura. Qui dentro ci possono essere dei blocchi di scelta, ma la scelta si deve concludere qua dentro. Cioè ciò che non è possibile, che non è permesso, è avere un blocco di scelta qua dentro di cui esca una frecciolina che va a finire in un altro blocco fuori da questa struttura qui. No? Devono chiudersi dentro. Devi poter disegnare i confini e dire ok, questo comincia e finisce dentro quell'altra. Potessero essere disegnati come scatole racchiuse una dentro l'altra. Questo vero o falso qua sotto, in realtà non prendetelo come oro colato perché ogni linguaggio di programmazione ha la sua. No? E quindi quando scrivo questo costrutto che si chiama costrutto do while, ad esempio nel caso del programma C, del linguaggio C, la condizione torna indietro se è vera e invece prosegue se è falsa. Mentre invece in altri linguaggi, ad esempio in Visual Basic c'è il modo di costruirlo in due modi. Ma adesso a noi non interessa lo specifico di come si traduce nel linguaggio di programmazione, perché tanto basterebbe invertire la condizione, dire anziché uguale, dire diverso, ma ci interessa lo schema. C'è un altro modo di ottenere una ripetizione legale, no, questi sono i blocchi che rendono un diagramma di flusso strutturato, quindi sono quelli permessi che vogliamo vedere, che è quello di mettere la condizione davanti alla struttura. Quindi prima di farlo decido se lo devo fare. Se non lo devo fare esco. Se lo devo fare lo faccio e dopo che l'ho fatto torno a chiedermi se lo devo rifare. Questi due modi, questo è il cosiddetto ciclo while finché la condizione è vera, continua a fare la struttura, a eseguirla più volte. Hanno differenza minima questi due blocchi. Lo scopo è sempre lo stesso, ripetere una certa struttura un certo numero di volte fin tanto che si verifica una certa condizione. Il secondo ha come differenza principale il fatto che quella struttura viene eseguita sempre almeno una volta, perché prima devo passarci dentro e poi vado a vedere se è il caso di ripetere. Mentre qui la condizione viene verificata prima di eseguire la struttura,
E quindi può anche darsi che la struttura non venga eseguita mai. E dipende dai casi quale mi serve, ovviamente. Nel mio caso del massimo comune divisore, io ho usato questa. Ma forse sarei stato più furbo a usare questa. Perché se uno mi mette A e B che valgono entrambi 1, io posso anche non eseguire la struttura che fa il controllo della divisione. È un caso limite. Però esistono dei casi in cui non è necessario fare una parte di programma. Però a volte, se è necessario, può essere necessario farla più volte. Questo è il costrutto che poi alla fine si usa di più. Sotto forma di ciclo while o sotto forma di ciclo for, che è una sua variante, che nel linguaggio C sintatticamente più semplice. Fine. Cioè, solamente con queste quattro strutture, la sequenza, la condizione, con o senza else, e la ripetizione, nelle sue due varianti, fai il test prima e il blocco dopo, oppure fai il blocco prima e il test dopo, sono le uniche che ci diamo il permesso di usare. Vedremo che corrispondono uno a uno con delle istruzioni in C, e dei cari matematici hanno scoperto anni fa questo teorema, che mi guardo bene dal dimostrare, che qualunque diagramma di flusso incasinato, contorto, raggomitolato e aggrovigliato può essere sempre trasformato in un diagramma strutturato. Quindi non c'è motivo, c'è stata una guerra intorno agli anni 60 su queste cose qui. I fautori del go-to all'interno del linguaggio rispetto ai fautori del linguaggio, invece dei linguaggi strutturati, che dicevano no, deve essere fatto tutto strutturato, gli altri dicevano no, perché non puoi, ci sono dei casi in cui sei obbligato a fare le cose in modo disordinato. Questo qui ha detto no, cari, vi dimostro che usando solamente quei quattro costrutti del linguaggio strutturato è possibile risolvere qualunque algoritmo. E addirittura è stata una dimostrazione costruttiva che ha dato un metodo per dire dammi un diagramma di flusso comunque disordinato, io ti faccio vedere come fare a trasformarlo in uno strutturato. Noi ci crediamo, ma siamo ormai figli di 20 anni passati a scrivere programma in codice strutturato, scriverlo in C, in Java, in C Sharp e non più in Fortran e in Basic, e quindi per noi è abbastanza scontato, è abbastanza semplice nascere, no? Già con questa mentalità di fare le cose in modo strutturato. Allora, cerchiamo di capire cosa vuol dire. Cosa vuol dire tornando al nostro esempio, no? Sempre. Se io questo MCD l'avessi voluto disegnare sotto forma di diagramma di flusso anziché sotto forma di pseudocodice, come l'avrei disegnato? Quindi proviamo a farlo come esercizio, no? Come esempio. Di fatto è una cosa molto simile a questa. Allora, prendo queste lavagne, fatemi accendere la luce così si vede. Diagramma di flusso strutturato significa partiamo da un blocco start e sviluppiamo il programma a partire da lì. Abbiamo un blocco start, e diciamo come prima cosa, che è un punto che ci siamo un po' dimenticati nel nostro codice, ma lo recuperiamo adesso, il programma deve fare il massimo condivisore tra A e B. Allora, come prima cosa, il programma dovrà sapere quanto vale A e quanto vale B. Quindi la prima cosa che deve fare è acquisire dall'utente, leggi, contenitore dall'utente, A e B. E questo lo facciamo con un blocco di I.O. non void. Questo significa acquisisci dall'utente il valore di A e il valore di B. Dopodiché abbiamo detto, ma per non sapere nulla facciamo finta che il massimo comune divisore
valga 1. Come la norma iniziale, un'ipotesi iniziale. Succede molto spesso, noi partiamo con un'ipotesi e poi analizziamo tutti i casi successivi per poi correggere incrementalmente questa ipotesi. E quindi MCD è uguale a 1. Poi prova uguale 2. E quindi ho finito di, come si dice, inizializzare, cioè fornire un valore iniziale alle variabili che utilizzerò nel mio algoritmo. Ho quattro variabili che sto usando, A, B, MCD e prova. Prima che il programma possa partire a elaborarle, a fare delle operazioni a partire da queste variabili, devo essere sicuro che queste variabili abbiano tutte un valore iniziale. E questo valore iniziale o lo acquisisco dall'utente, oppure lo devo impostare io con delle costanti, ad esempio, con dei numeri. È sbagliato un programma che comincia da una variabile senza che questa variabile sia stata inizializzata prima. Perché non può lavorare con una variabile che non abbia ancora alcun valore. Il programma non può lavorare con x generico così come facciamo nei corsi di matematica. Se c'è una x deve avere un valore. Lui elabora numeri codificati in binario, non è che si mette a risolvere l'equazione, fa un passo dopo l'altro. Dopodiché abbiamo detto, io devo ripetere tante volte una certa cosa. Quindi devo impostare un blocco di ripetizione che ripete una certa operazione fin tanto che prova è minore di A, minore uguale, e prova è minore uguale a B. Fin tanto che avere questa condizione, visto che i rombi sono, occupano spazio per essere disegnati, spesso gli si taglia la testa e la coda e si disegnano sotto forma di esagoni allungati. Ma questo è un rombo, solo che se l'avessi disegnato un rombo avrebbe dovuto occupare spazio. E se abbiamo detto, se questo è vero, quindi prova è ancora minore sia di A che di B, devo ripetere il blocco. Se è falso, ho finito e posso stampare la MCD e finire il programma. Ripeto tante volte un controllo. E questo controllo cosa sarà? Lì, quel grosso rettangolo che ho disegnato. Dovrò dire, se prova è un divisore, sia di A che di B, e contemporaneamente è maggiore dell'MCD che conoscevo finora. Allora in quel caso aggiorno l'MCD. Però a differenza dello pseudocodice in cui se io faccio prima il 3 e poi dopo mi chiedo se devo tornare indietro, nel diagramma di flusso è evidente, più evidente, che dopo aver acquisito i dati, il blocco concettuale successivo è la ripetizione di una certa cosa. Questa ripetizione al suo interno contiene una scelta, contiene una serratura. Se provate a disegnare su del blocco di scelta 3, vi accorgete che non riuscite a farlo in modo strutturale. Quindi qua ci aiuta a capire quali sono i livelli logici, no, del nostro programma. E quindi, una volta che sono qua dentro, devo ripetere le operazioni. E quali sono queste operazioni? Beh, innanzitutto di chiedermi se è un divisore comune, quindi se prova divide sia A che B, quindi prova divide A e prova divide B, punto interrogativo, sì o no? Divide per indicare, è un divisore di, non sono scritto modo condensato. Se sì, sì oppure vero, allora prova, che partito da 2 ma nel frattempo farà 3, 4, 5, 6, quello era, viene incrementato. Cioè viene prova, sto già pensando dopo. Se è vero,
la variabile prova è un nuovo MCD migliore di quello che già avevo. E quindi vado a buttare via l'ipotesi di MCD vecchia che avevo e la sostituisco col nuovo prova. Se no, se è falso, allora l'ipotesi di MCD che avevo fino a un secondo fa continua a essere buona, perché quel prova che ho visto è sì maggiore dell'MCD che avevo, perché è per forza maggiore perché sto via via incrementando, ma non è divisore e quindi non serve a niente. Dopodiché devo incrementare prova di un'unità per passare, ho provato con 2, provato con 3, con 4, con 5. Questo incremento di un'unità lo devo fare a prescindere dal fatto che quel prova fosse o non fosse un buon MCD. Sia che lo fosse, sia che non lo fosse, lo devo comunque incrementare. E quindi vuol dire che questa scelta che ho aperto qui la ricongiungo subito a qua. Quindi vedete che qua potrei, volendo, tratteggiare un altro schema che questo schema di scelta. E sotto devo semplicemente scrivere incrementa prova. Incrementa prova. Quindi è lo stesso, disegnato con un formalismo diverso. Però proviamo a leggere cosa abbiamo disegnato qua. Che cos'è questo programma? Visto dall'esterno è una sequenza. È una sequenza di quanti blocchi? Uno, fate lo start e lo stop. Uno, leggi, MCD, prova, 3. Questo blocco qui, grosso, che è questo qui. Che è il quarto. Questo che è il quinto. Sono 5 grossi blocchi. 5 blocchi. No, a livello alto è una sequenza di 5 blocchi. Leggi, MCD, prova, questo qui, che non ha un nome, tanta. E quindi, sequenza. Di cui tutti sono semplici, tranne questo. Questo che cos'è? Una ripetizione. Struttura, condizione, vero, ripeti, falso, esci. Quindi questo blocco qui è una ripetizione, è un blocco di tipo ripetizione, che ripete una certa struttura, un certo blocco, e ha la sua condizione di ripetizione qua sotto. Questo blocco a sua volta cos'è? Una sequenza. La sequenza di questo blocco più quest'altro blocco sotto, l'incrementa prova. La sequenza di 2. Quindi la ripetizione ripete un blocco che è una sequenza. La sequenza ha due blocchi e il blocco di sopra a sua volta è una scelta. Una scelta basata su questa condizione e sceglie se eseguire questa operazione o eseguire un'operazione di nulla. Dobbiamo riuscire a descriverlo così, se no non è strutturato. E vedete che è sempre possibile disegnare, se no, ok, tutto questo blocco qui c'è della struttura qua dentro, ma io la tratto con un blocco solo ai fini di ciò che sta fuori, e deve sempre essere possibile vedere la struttura, da cui il nome, la struttura di annidamento dei costrutti del linguaggio. Una sequenza che annida al suo interno una sequenza, una ripetizione che annida un'altra sequenza che annida una scelta. Ok? Allora, che a voi piaccia scrivere così, se a voi piaccia scrivere così, l'importante è che pensiate sempre nello stesso modo, pensiate sempre in modo strutturato. Perché se pensate in modo strutturato, tradurre questo in C è un lavoro di 2 minuti. Tanto che mi permetto di cominciarlo alle 5:05.
giusto per farvi vedere qual è il passaggio successivo, senza nuovamente ancora spiegarvi molto della sintassi, ma cominciamo. Stiamo un po' anticipando quello che faremo la terza settimana, ma ve l'ho detto, io non resisto. Traduciamo questo diagramma di flusso strutturato nel linguaggio C. Mentre lo traduco vi dico già alcune cose ovviamente sul linguaggio, se no ci capirei solo io, e cominciamo a imparare a prendere familiarità. Poi riprenderemo ovviamente queste cose approfondendole, dicendo anche le cose che per il momento semplifico. E questo lo facciamo usando il nostro programma CodeBlocks. Vi ricordo, per chi ieri era distratto, sul sito del corso, nella sezione link, alla voce tool c'è da scaricare o dal sito di CodeBlocks oppure, preferito, versione del Politecnico di Torino del compilatore CodeBlocks. Quindi questo è il programma che, con calma, ma prima della settimana prossima, scaricate e installate. E quindi ci costruiamo un nuovo progetto. Vado veloce, ma poi lo riprenderemo passo passo prima del laboratorio, in linguaggio C, e questo lo chiamo MCD. E quando creiamo un progetto nuovo mi mette già uno scheletro di programma. Tutti i programmi in C partono da uno scheletro che è simile. C'è una funzione che si chiama main, che vuol dire la funzione principale. Main, pensiamo che sia il blocco start. Il blocco start di un diagramma di flusso è la funzione main. Questa aperta graffa e chiusa graffa contengono l'intero programma. Queste istruzioni qua, che lui ha scritto in verde, diesis include, queste cose strane, sono le librerie che utilizziamo. Quelle sono le due più frequenti, ci vanno bene così, lo impareremo meglio più avanti. Questo è un programma semplice che fa un'unica istruzione, printf hello world. Printf significa in C stampa. Quindi in realtà questo programma è un unico blocco: start, stampa, hello world, stop. Adesso noi non vogliamo quel programma lì, vogliamo questo. Return 0 e stop. Quindi voi pensate che questo sia start e che questo sia stop, se facciamo il parallelo con i diagrammi di flusso. Non stop. Ah, ecco, guardate che vi ho anche detto come si scrivono i commenti in C. Non si mettono tra parentesi come facevo prima nel pseudocodice, un commento in C si scrive con questa coppia di caratteri, barra asterisco, poi qua posso scrivere ciò che voglio, è un commento, e il termine, il commento finisce quando scrivo asterisco sbarra. Quindi un commento è qualunque cosa che è compreso tra barra asterisco e asterisco sbarra, anche se va su più linee. Barra asterisco comincia un commento, posso scrivere tutto ciò che voglio e il compilatore non lo vede, non lo guarda. Quindi il commento, come sempre, è scritto per me, non per il programma, per il compilatore. Ok, cosa dobbiamo fare? Leggi A, B, M, C, D, eccetera, eccetera. Allora, prima di tutto, una cosa che non dobbiamo fare nel diagramma di flusso, ma al compilatore dobbiamo dire quali variabili utilizziamo. Dobbiamo innanzitutto definire delle variabili. C'è una parte iniziale del main che è sempre quella di dichiarare: senti caro programma, ho bisogno di una variabile che si chiama A, una che si chiama B, una che si chiama MCD e una che si chiama prova. Tutte queste quattro variabili sono variabili di tipo intero. Int A, int B, int MCD, int prova.
se anziché variabili di tipo intero avessi voluto variabili di tipo reale, avrei scritto float anziché int. Ma... questa è la dichiarazione delle variabili. E intero, reale, che cos'è? E come la voglio chiamare? Punto e virgola. Ma devo scrivere una per riga, posso scrivere tutte insieme? Sì, posso, ma quelli sono dettagli della sintassi che vediamo più avanti. E questo ha creato quattro variabili e le ha battezzate con questi quattro nomi. Adesso posso cominciare a usarle. Posso cominciare davvero col programma. Leggi A, leggi B. Leggi A e B. Commento, me lo ricordo. Leggi A, allora, il programma, l'istruzione per leggere A si chiama così. No, non mi si è addormentato il gatto sulla tastiera. Ma adesso la prima volta sembra strano, ma poi scanf vuol dire scan, vuol dire analizza, f vuol dire con un certo formato. Scanf vuol dire leggi da tastiera. Con un certo formato, che formato? E allora c'è tra virgolette la descrizione di come è fatto il valore che sto chiedendo all'utente. %d vuol dire un numero decimale, un numero intero. E cosa ne faccio di questo numero intero? Mettilo dentro, e questa è commerciale, leggiamola dentro, la variabile A, che è questa. Leggi A. E poi per leggere B, leggerò B. Quando devo leggere una variabile intera si fa sempre così, scanf, %d, virgola e commerciale, nome della variabile. Chiudo tonda, punto e virgola. Punto e virgola separa un'istruzione da quella successiva. Punto e virgola è la freccia, la sequenza nel linguaggio dei diagrammi di flusso. Adesso poi non vado avanti a scrivere il diagramma di flusso. Mi fermo un attimo e mi chiedo, è giusto quello che ho fatto finora? Ho scritto due istruzioni, ma sono giuste? Facciamolo spesso questo lavoro, fermiamoci, è giusto? Beh, proviamolo. Allora, per provarlo io posso fare A uguale %d, e adesso ci sono altri caratteri strani, ma che sono strani solamente la prima mezz'ora. In cui, senti, per verificare che sia giusto, stampo a video ciò che ho appena letto, ok? La printf era quella di Hello World, stampa. Stampa a video che cosa? A uguale e poi un numero. E poi barra n vuol dire vai a capo. E che numero è? A. Quindi stampa video A uguale 7, se 7 è il valore di A. Stampa video è una frase che contiene al suo interno %d, cioè un numero intero, e questo numero intero viene preso dalla variabile che è indicata fuori dalle virgolette. Come dicevo, poi sulla sintassi avremo tempo di ritornarci, solo per smitizzare le cose, dice, vabbè, sono caratteri strani, ma riesco comunque a seguire il flusso di ciò che c'è scritto. Questo è già un programma. Proviamo a compilarlo ed eseguirlo. Allora, questo qua è un programma sorgente. Lo salvo. E poi questo ingranaggio qua giallo in alto a sinistra, che voi non vedete perché il videocorrettore lo taglia, ma è qui. Questo ingranaggio qui lancia la compilazione del programma. Clicco qua, lancio il compilatore e gli dico, senti, prendi questo sorgente che ho scritto e trasformalo in un eseguibile. E lui mi dice, compilo main.c e ho creato mcd.exe. mcd.exe è il nome del programma eseguibile, che io posso a questo punto lanciare. Questo programma lo posso prendere e vendere da qualcuno, questo file eseguibile, ma per ora lo proviamo. E per provarlo c'è questo tastino verde, run, esegui. Ecco, qui il programma è partito in una finestra nera brutta, purtroppo... le nostre capacità di programmazione non ci permettono di fare programmi grafici, ma solamente programmi testuali, quindi partono in queste finestre qua. E non fa niente.
e sta aspettando. Qual è la prima istruzione di questo programma? Legge A. Da dove lo legge? Da me. Anziché chiacchierare dovrei scrivere A. 3. Fatemi ingrandire i caratteri. E poi batto l'invio. Nessuna reazione. Perché lui sta aspettando B. Vabbè, metto 7. Invio. A uguale 3, B uguale 7. Cominciamo a ragionare. E cominciamo anche a capire che tutte le volte che acquisiamo un dato, non sarebbe male se subito prima scrivessimo introduci A per favore, così l'utente, anziché dire cosa sta succedendo, sa cosa deve fare. E poi questo lo stampa lui, dice premi un tasto per continuare, continuare in realtà vuol dire chiudere la finestra e tornare al compilatore, all'editor. Quindi qua abbiamo imparato che è meglio scrivere un introduci A messo qua, e un introduci B messo qua. Ovviamente prima di rieseguirlo dovrò ricompilare, perché ho cambiato il sorgente, devo dire al compilatore, senti, adesso ho cambiato il sorgente, rifai l'eseguibile, in modo che io possa... In questo caso ho fatto apposta un errore di programmazione, tanto per vedere cosa capita, e lui mi dice che la riga 16... Error, expected punto e virgola before scanf. Si dice che prima di questa scanf si aspettava un punto e virgola. In realtà non è che se lo aspettava, che mi sono dimenticato io di metterlo qua, no? Alla fine della riga prima. Quindi occhio che l'errore può essere sempre sulla riga o sulla riga prima o lì intorno. Dovremmo imparare anche a decodificare i messaggi d'errore che ci dà il compilatore. E quindi questo è un pochino più user friendly, perché ci dice introduci A 44, introduci B 43. Ok, adesso abbiamo capito come si programma, andiamo avanti. MCD uguale 1, prova uguale 2. Queste sono istruzioni normali che si scrivono semplicemente così. Variabile uguale un'espressione che determina il valore da assegnare a quella variabile lì. Poi faremo una discussione tra la differenza tra le variabili dell'informatica e quelle della matematica, che sono molto diverse. Ma per ora le riprendiamo da lì. Dopodiché, ricordiamoci, il blocco più esterno cos'era? È una ripetizione. Una ripetizione con prima l'istruzione e dopo la condizione. Era fatta così. Il blocco che sulle slide, sui diagrammi flusso, era chiamato blocco do while. E guarda caso in C si chiama do aperta graffa while. E c'è un do while, che sono parole chiave che dicono quale tipo di blocco strutturato sto introducendo. Dentro le parentesi tonde del while ci devo mettere la condizione, che se vera fa ripetere tutto. E dentro le parentesi graffe del do while ci metto il corpo da ripetere, le istruzioni da ripetere. Quindi fai queste istruzioni finché è vera questa condizione. La condizione è che prova minore uguale a e prova minore uguale b, a e prova minore uguale b. E vabbè, si scrive il AND e il minor while, si scrivono in questo modo, concedetemi la sintassi. E mentre il grosso del lavoro dobbiamo farlo nel corpo del do while, queste condizioni qui. Allora abbiamo detto, cosa c'è dentro alla ripetizione? C'è una sequenza, ma la sequenza non ci preoccupa, solo mettere un punto e virgola. Il primo elemento della sequenza cos'è? Una scelta. E quindi if condizione, parentesi graffa, azione. L'azione è MCD uguale prova, la condizione è prova divide A e prova divide B. Ecco, questo è un pochino più complicato, perché il divide non esiste come funzione predefinita nel linguaggio C, ma possiamo usare il resto della divisione, l'avevamo già accennato prima. Quindi prova divide A vuol dire che il resto di
A diviso prova, arresto 0. E la divisione, il resto della divisione si indica col percento. Ma questo... E B diviso prova mi dà resto uguale 0. Quindi ho scritto nella sintassi C questa condizione qua. Si tratta di avere chiaro che cosa voglio e sapere quali sono, come si scrive diviso e come si scrive uguale. Dov'è? Dimmi. Perché in C si distingue l'operazione di assegnazione, cioè prendo un valore e lo metto in una variabile, dall'operazione di confronto, che prendo due valori e mi dice se sono uguali o diversi. Ci arriviamo, no? Però sono due cose molto diverse. Matematica usa sempre uguale. Invece qua dobbiamo dire questo uguale, stiamo confrontando e quindi confrontare non cambia nulla, non cambia il valore né di uno né dell'altro, e mi dice sì, no, vero o falso. Rispetto a assegnare un valore a una variabile, ridefinire il valore di quella variabile. Dopodiché avevamo incrementa prova. E in C si scrive in due modi diversi, si può scrivere, il più semplice è questo. Cioè non è più semplice, ma è più semplice da capire. Prendo prova, gli sommo 1 e il risultato lo rimetto di nuovo dentro prova, quindi ridefinisco il valore di prova prendendo il valore vecchio e sommandoci 1. Non è un'identità quella che sarebbe falsa, no? Sarebbe impossibile. È un'operazione, prendi prova, somma 1, guarda il risultato, mettilo dentro prova. Queste non sono variabili della matematica, sono scatole che contengono valori. E abbiamo finito, credo. No, dobbiamo stampare il risultato. Printf, il MCD vale per %D, barra N. Virgola MCD, punto e virgola. Dicevo, al netto della sintassi che dobbiamo imparare, quindi, però è una traduzione becera, un blocco alla volta, mantenendo la stessa struttura di annidamento del diagramma blocchi, del flowchart. Compilo. Zero errori, zero warning, mi è andata bene. Run, introduci A. 34. B. 34 cos'è? 17 per 2, ne ho scelto 1. 4, il massimo condivisore sarà 2. E l'MCD vale 2. Scegliamo gli altri due un pochino più furbi. 1000. E 750. Quanto farà? 250 forse. No, fa 250. È stato veloce perché lui ha contato fino a 250, ha fatto 250 divisioni in fretta e poi mi ha detto, anzi non ha fatto 250, ne ha fatto 750 perché lui si ferma quando arriva a B. Ma va bene, è veloce. Ciò che ci manca è imparare la sintassi e imparare a ragionare per fare queste cose. Ci vediamo lunedì.